dato che altri partiti ragionano così, figli, nipoti, cognati, pensavano che Berlusconi ha un po' di figli in giro, tira fuori uno dei suoi figli e questo è l'erede. Quanto disprezzo c'è stato rispetto a questa iniziativa? E noi dobbiamo, non dobbiamo essere, io sento qualche, ho sentito anche delle cose che raccontava Demetrio, ma lo so che anche qualcuno di noi, certamente dopo anni e anni in cui stampa, giornali, televisioni, tutti dicono ah sì, Berlusconi, ma noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che il leader di questo paese, che è l'unico grande imprenditore che ci ha messo del suo per la causa pubblica, abbia avuto la capacità di individuare un percorso così. Allora quello che si è avviato con Alfano è un percorso, io credo che noi dobbiamo accogliere con grande entusiasmo, così come è stato accolto con un entusiasmo da stadio al Consiglio Nazionale a Roma. Dobbiamo accoglierlo con entusiasmo da stadio perché Alfano ha detto chiaramente che non è che adesso andiamo a fare i congressi e poi nominiamo Tizio, nominiamo Caio, commissariamo. La parola commissariamento dobbiamo toglierla dal vocabolario di un partito democratico. Andava bene in un'altra situazione, non va più dentro questo partito. No, non è più una semplice evoluzione, diciamo, passo dopo passo verso una cosa nuova. Quello che Alfano ci ha prospettato è una cosa radicalmente nuova, diversa, completamente diversa. Perché Alfano ha detto primarie per tutti, e primarie per tutti vuol dire primarie dal comune alla provincia, alla regione, al Parlamento, alla presidenza del Consiglio, e vuol dire primarie per il coordinatore comunale, per il coordinatore provinciale, per il coordinatore regionale, in vista di un grande congresso che elegga e che abbia la capacità poi di eleggere ordinariamente i propri vertici nazionali. Quando io dico queste cose, le dico, sapete, fra l'altro, non è che le inventate io, insomma, c'è Formigoni che sta dicendo da parecchio tempo, però anche quando Formigoni le dice, quando noi le diciamo, quando andiamo in giro, specialmente tra noi addetti ai lavori, noto un certo scetticismo. Come dire, ma non è possibile, non ce la faranno mai. Qua però il problema è nostro. Il problema è nostro perché questo partito oggi non ha alternative, non è che può scegliere e guardare i sondaggi e dire in base ai sondaggi decido come organizzarmi. Questo partito ha già deciso, cambiando lo statuto, nella forma più ampia, vasta, pubblica e trasparente possibile, che il tempo è cambiato e che si è dato un percorso che è una bella responsabilità, cioè accompagnare questo percorso, accompagnare questa trasformazione. Sarebbe molto più difficile se non ci fosse una realtà come questa. Fare una costituente dei moderati partendo da zero o partendo da lotte intestine, da gente che si accoltella, evidentemente non è un bel viatico per fare un progetto politico. Noi abbiamo la fortuna di avere comunque una realtà che ha nomi, che ha facce, che ha radicamento, che ha anche una certa vivacità, una frizzantezza, una capacità anche polemica, insomma, cioè tutto ciò che fa la politica. Allora, secondo me, questo è il momento di accompagnare, utilizzando questa classe dirigente che viene qui il 16 agosto a sentire tutti noi che parliamo, invece di andare a mare. Questa classe dirigente, passare attraverso questa classe dirigente per accompagnare questa trasformazione. Vuol dire che si può, in una fase del genere, superare le logiche del dire adesso facciamo il congresso nel comune per cacciare. Certo, una piccola critica la faccio anch'io. Dare il simbolo in comuni dove non c'è consenso tra la nostra gente è sbagliato, perché io capisco l'affetto al simbolo di tanti nostri onesti militanti, però i
simboli politici vanno utilizzati nella loro funzione, non vanno utilizzati per beni interni, perché no, non sono simboli politici, sono strumenti di guerra intestina. Allora, dobbiamo superare queste cose.